Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Dopo le Aquile. Mi siete mancati, torniamo in onda dopo un pareggio, quello maturato a Brescia, una Spezia che dà continuità ai risultati. Dopo il pari con il Bari arriva un altro punto conquistato a Brescia. Gol di Di Serio e poi Verret nella ripresa per l'1-1 finale. Ne parleremo insieme ad Angelo Molinari. Ciao Angelo, ben ritrovato. Buonasera, grazie. Andiamo a vedere i risultati e classifica di questo turno suddiviso tra oggi e domani per quanto riguarda i risultati della Serie B. La Carrarese fa un altro punto in casa del Bari e si sta ambientando in questo campionato di Serie B da qualche giornata a questa parte. Il pareggio tra Brescia e Spezia, il pari tra Juve Stabia e Sassuolo, quindi ancora un pareggio. Quello tra Modena e Cremonese, la vittoria del Cosenza in casa della Reggiana e l'1-1 tra Salernitana e Cesena. Si giocheranno nelle prossime ore sul Tirol Frosinone, Cittadella Sampdoria, Mantova Palermo e soprattutto Pisa Catanzaro. Vediamo insieme la classifica di questa undicesima giornata. Alcune squadre hanno una partita in più, ovviamente. Tra queste c'è lo Spezia che è stabilmente al terzo posto a quota 21 tra le squadre che hanno una gara in più, ovviamente anche il Sassuolo, la Cremonese e la Juve Stabia. Quindi, a parte il Pisa che giocherà domani, le squadre vicine allo Spezia fanno tutte un unico risultato, ovvero quello del pareggio. La classifica rimane pressoché intatta. Angelo, un pareggio che è da prendere con filosofia, oppure c'è più rammarico rispetto al pari conquistato col Bari? Sai, è un po' il solito discorso. Prima della partita, pareggio a Brescia l'avremmo accettato, insomma, sarebbe stato un punto positivo. Francamente, dopo aver visto la partita, un po' di rimpianto c'è. Un po' di rimpianto c'è perché era una partita più di altre, abbondantemente alla nostra portata. Il Brescia ha pensato solo a difendersi. In effetti venivano da due sconfitte, se mi ricordo bene, e per loro sarebbe stato un disastro perdere la terza. Temevano lo Spezia e non hanno tirato mai in porta, insomma. È stata una partita, tra l'altro, bruttina, devo dire, questo spezzettata, ma diciamo più per colpa, tra virgolette, del Brescia che dello Spezia. Insomma, lo Spezia definitiva ci ha provato molto di più del Brescia a vincere, avrebbe anche meritato, diciamo, Poi nel di finale è restata in 10 per qualche minuto vincere. in Ecco, seguito però, all'espulsione di Vignali e lì le squadre si sono volevo dire accontentate proprio quello, entrambe. ci ha provato anche quando siamo rimasti in 10, Anche in 10 ci ha provato più lo Spezia che il Brescia. Il Brescia proprio, al Brescia stava bene il pareggio, l'ha avuto, noi lo accettiamo con qualche rimpianto. Vediamo il primo titolo di questa puntata, di questa sera, mandiamolo in sovrimpressione. Abbiamo titolato Pari a Brescia, lo Spezia blinda l'imbattibilità. In attesa di collegarci con Marco Mora e di vedere le pagelle, Angelo Molinari, ti chiedo, al di là di tutto è arrivato un pareggio, secondo consecutivo, lo Spezia è all'undicesimo risultato utile consecutivo di questa stagione ed è l'unica squadra della Serie B a non aver ancora perso. Non solo, abbiamo continuato la serie positiva, abbiamo mantenuto l'imbattibilità. Quello, certo. Questo appunto è per cui non possiamo che essere contenti, ma sai, l'appetito viene mangiando a questo punto. Abbiamo una naturale ambizione a fare anche qualcosa di più, non ci accontentiamo più, mentre dovremmo accontentarci, perché va bene così. E poi chiaramente se fosse possibile fare ancora di più, ma va bene, stiamo andando avanti per la strada giusta. Intanto ci arrivano una serie di messaggi, soprattutto dal gruppo Facebook Voglia di Spezia. Ci scrivono: forse la partita meno bella, importante aver portato via un punto, anche perché la classifica non si è mossa per nessuno per ora, ovviamente in attesa della sfida del Pisa contro i Catanzaro. Paolo ci scrive: andiamo a collegarci con Marco Mora intanto. Punto buono: nel primo tempo la sensazione era di portare a casa la vittoria, nella ripresa la partita fallosa ci ha interrotto il ritmo. Media inglese ancora perfetta, in trasferta si può concretizzare di più. Prima prova opaca per Salvatore Esposito. Forse l'unico a non imbattibilizzare
incidere più di tanto rispetto a altre partite dove ovviamente nell'ultimo mese Salvatore Esposito era stato sempre tra i migliori. Se non altro su Salvatore Esposito c'è da dire che sono almeno due partite che non pennella più le sue proverbiali punizioni che su calcio piazzato sulla testa dei nostri giocatori. Non so perché, sarà un caso, ma sono due partite che non ne arriva una giusta, ma i piedi... Però Angelo, lo Spezia segna a Brescia il suo secondo gol su azione di quelli totalmente realizzati, tutti gli altri sugli sviluppi di una palla inattiva. Questo è un altro dato. Ma difatti io mi preoccupavo un po', perché dico, se facciamo i gol solo su palla inattiva, poi ci può essere un momento in cui non li facciamo più, magari momentaneamente, in quel modo, e sarà il caso di cominciare a segnargli in un altro modo. Ora l'hanno segnato, tra l'altro, su una bella azione. Con il ritorno al gol di Di Serio. Andiamo a vedere le pagelle di Marco Mora e poi lo abbiamo collegato per commentare la prova complessiva dello Spezia di D'Angelo a Brescia per questo pareggio 1-1. Allora, Gori, voto 6, che è tornato a prendere gol dopo 4 clean sheet. Wisniewski 6,5, Ristov 6,5, 6 Bertola, Matteiu 6, Cassata 6, Salvatore Esposito 6, Candelari presentato in campo dal primo minuto, tra i più positivi soprattutto nel primo tempo, 6,5, quindi 6 a Vignali, 6 a Ciolak, 6,5 a Di Serio. Poi vedremo in sovrimpressione anche i subentrati. D'Angelo, voto 6. E allora andiamo dal nostro Marco Mora. Marco, una prova comunque complessivamente è sufficiente, con, dobbiamo dire, una difesa che, al di là di quel calcio di punizione che ha portato al pareggio del Brescia, dimostra ancora una volta una grandissima solidità di una squadra che quest'anno dimostra una costante dal punto di vista di affidabilità del reparto arretrato. Ciao Gianluca, ben ritrovato intanto. Grazie. E buona serata anche ad Angelo in studio. Sì, direi che questa partita, seppur un po' più brutta delle altre, più spezzettata, conferma il dato della solidità difensiva. Lo Spezia ha subito gol comunque su un pezzo di bravura di Verret, quindi ha subito gol questa volta su calcio di punizione e lo ha realizzato su azione. Peccato certamente, perché era una gara alla portata della formazione di D'Angelo, però diciamo, rispetto per esempio alla gara ultima casalinga interna col Bari, dove si era creato molto di più, dove il Bari aveva anche lasciato più giocare rispetto a quanto il Brescia ha spezzettato questa gara, è un punto che ha dato la sensazione di così vedere lo Spezia limitato da una squadra in profonda difficoltà, in crisi, che ha cercato di ottenere questo risultato con i mezzi che in questo momento aveva. Sicuramente questo non diminuisce la sensazione di solidità complessiva dello Spezia, che ha colto comunque un punto su un campo alla vigilia certamente non semplice. Ecco Marco, per motivi di necessità, ovviamente Rezza non era al meglio, non è stato della partita, Elia non era al 100%, non è neppure entrato, Matteiu è stato presentato sulla corsia laterale, ma è inevitabile dire che dal punto di vista di assetto difensivo anche D'Angelo ora è in difficoltà a non far giocare Wisniewski, giocatore che da quando è rientrato al 100% sta dimostrando di essere un grande valore aggiunto per una squadra che disputa la Serie B. Sì, assolutamente, è un giocatore che è mancato tanto anche lo scorso anno e che è una risorsa importante. Hai detto bene sul fatto di Elia e di Rezza, perché sono due giocatori che oggi certamente, qualora presenti, avrebbero potuto probabilmente fare la differenza, perché quello che credo sia più mancato oggi allo Spezia è proprio quella incisività anche di cross dal fondo, di così di apertura del gioco. A volte proprio la partita ha un po' chiamato questo così questo cercare le vie centrali, ed è lì che il Brescia
ha un po' ingabbiato la formazione di D'Angelo con questi interventi spesso fallosi. Alla fine anche lo Spezia comunque ha risposto da questo punto di vista. Poi vabbè, c'è stata negli ultimi minuti l'espulsione anche di Vignali, ma quella credo che ormai fosse arrivata a risultato pressoché acquisito sull'1-1. Anzi, lo Spezia anche lì ha dimostrato mentalità, perché negli ultimi minuti comunque è la squadra che con più convinzione ha cercato di mandare la palla nella metà campo degli avversari. Ecco Marco, il ritorno al gol di Di Serio, questo è sicuramente qualcosa di interessante anche come dato, la prova positiva di Candelari che D'Angelo sta centellinando per inserirlo in un campionato non semplice come la B per un giovane come lui, ma soprattutto il ritorno in campo dopo il lungo infortunio di Cuda che comunque nei minuti in cui è sceso in campo ha fatto capire di essere uno dei pochi centrocampisti capaci di inserirsi e di essere un'arma in più anche e soprattutto in quelle partite che possono essere bloccate. Sì, Cuda, se tornerà quello che conosciamo dopo questo periodo di assenza, certamente potrà essere importante proprio a gara in corso per cercare di portare la gara dalla nostra parte, il risultato dalla nostra parte. Per quanto riguarda Candelari, ha confermato delle buone impressioni già viste anche in altre occasioni in cui è stato chiamato. È un giocatore vivace, un giocatore che anche per caratteristiche fisiche, così ombrevilineo, somiglia forse di più al Verde che è andato via, pur giocando ovviamente in posizione un po' più arretrata, a volte un po' più centrale. E per quanto riguarda Di Serio, è bene che si sia sbloccato perché era forse il giocatore più in difficoltà ultimamente, anche quando la squadra magari vinceva la partita, comunque giocava prestazioni brillanti, lui era un po' sottotono. Oggi invece si è fatto trovare pronto, ha combattuto lì davanti, si è fatto così ingolosire da quell'occasione, è riuscito a tenere comunque il pallone sulla respinta del portiere su tiro di Colak e indirizzarlo correttamente in porta, peraltro appunto tornando al gol su azione, lui non segnava addirittura da maggio e è comunque un gol importante per il morale e per dare comunque continuità di risultati. Grazie Marco, ci ritroviamo alla prossima puntata dopo Spezia Modena. Grazie, buonanotte. Grazie a te, grazie a voi, buonanotte. Allora Angelo, in attesa di collegarci con il nostro... Chi è che aveva dato l'unica insufficienza? No, 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 nessuna insufficienza. Voti alti per Wisniewski, 6,5 per Wisniewski, Ristov, Candelari e Di Serio, gli altri 6. Angelo, ti volevo solleticare su un tema, in attesa di collegarci con il nostro Enricone Lazzari da Brescia. Abbiamo titolato, secondo titolo, a tutto turnover. Lo Spezia nella sfida di oggi ha giocato con 6 giocatori diversi dal primo minuto rispetto alla sfida disputata con il Bari. Può essere davvero D'Angelo, un valore aggiunto questa capacità di tenere tutti sulla corda di mister D'Angelo? A certo. parte 3 o 4 giocatori che non si vedono mai, gli altri sono parte integrante di un progetto completo. È fondamentale, è importantissimo. Tu vedi che proprio questa squadra gioca sul fatto di essere squadra, ma veramente in senso completo e compiuto. Se tu vedi un giocatore perde la palla, Ecco subentra Angelo, ti subito interrompo, l'altro. l'abbiamo visto anche in occasione dell'abbraccio proprio di squadra Sì, a Di ma lo Serio vedi? dopo il gol, giocatore che non segnava da maggio. Bravissimo, lo vedi dai particolari. Se stai attento ti accorgi che francamente qua sono tutti per uno, uno per tutti, non in senso metaforico ma in senso reale e vero. Questa è la prima forza di questa squadra, va dato atto ad Angelo che ha saputo imprimere questo modo di fare gruppo a tutta la squadra e ha portato i risultati che stiamo facendo. Questa è la prima virtù di questa squadra, indubbiamente. Andiamo a leggere qualche messaggio da casa. Umberto ci scrive: come con il Bari sta bene solo a loro, cioè solo agli avversari. Ciò nonostante siamo ancora imbattuti, alla prossima con ardore e ancora più convinzione nei nostri mezzi. E Andrea fa il filosofo, dice giustamente: quando non riesci a vincere, l'importante è non perdere. Questa è un po' la filosofia anche di Mister D'Angelo, che gioca in verticale.
una squadra che gioca in verticale anche con dei lanci lunghi, perché ovviamente ci sono punte con queste caratteristiche, ma soprattutto una squadra pragmatica. Guarda che il gol dello Spezia è venuto da un'azione tutta di prima in velocità, in verticale, quindi la realizzazione poi di Diserio è stata la ciliegina che ha portato al gol, naturalmente, però se ripensi all'azione è stata da manuale, proprio una cosa molto, molto ben fatta. E noi poi ci stiamo dimenticando che, insomma, alla fine stiamo pensando tutti in grande, ma dobbiamo ancora ricordarci che la nostra squadra è in lotta per salvarsi. Poi è chiaro che dentro di noi ognuno pensa che quella sia un problema ormai superato e bisogna pensare più in alto, ma insomma direi ogni tanto di ricordarci qual è il nostro... Angelo, infatti questo nostro telespettatore Marcello ci scrive: 21 punti alla salvezza, poi si vedrà. Su questo tema vedo un faccione bello contento, mi fa piacere rivedere dopo tanto tempo. Mi sei mancato, Enrico, posso dirtelo? Ma ci sei mancato anche te, cioè, voglio dire. Allora, Enrico, come interpretiamo questo pareggio spigoloso nella sfida con il Brescia? Io dico, tutto sommato, un buon pareggio. E come facciamo a criticare qualcosa a questa squadra quest'anno, che dimostra comunque di essere una squadra davvero con gli attributi anche nei momenti difficili? Per ora, ci auguriamo che continui così. No, è chiaro che tutti ci auguriamo questo, ma non si può, non si deve. Anche gli appunti che possiamo fare devono essere assolutamente sempre, diciamo, commisurati a quello che poi è il risultato del campo. Cioè, un pareggio comunque su un campo che è vero che il Brescia veniva da due sconfitte, però su un campo che sulla carta resta difficile, perché il Brescia quando attacca normalmente in casa è molto pericoloso, e questa sera l'abbiamo limitato a quasi nulla. Peccato quella situazione nel secondo tempo, con l'inizio del secondo tempo, il calcio di punizione, che ha permesso, diciamo, allo specialista di fare un gol che comunque ritengo che un pochino di regolarità ci siano, perché come sapete le barriere, cioè i giocatori di casa nella barriera dovrebbero stare a determinate distanze, invece mi sembra che queste distanze dalla nostra barriera non ci fossero. Ma non è l'unico appunto che faccia Manganiello, perché da un arbitro del genere... Ecco, Enrico, però al di là di tutto, oggi davvero tantissime, sia da una parte che dall'altra, tantissime ammonizioni, proprio una partita spigolosa anche a causa della direzione dell'arbitro. Stavo parlando appunto di questo. Da Manganiello io mi aspetto che abbia un polso diverso e che soprattutto si sappia far rispettare, ma non usi il cartellino anche indiscriminatamente, perché se siamo buoni tutti, cioè tra virgolette, non è che noi facciamo gli abiti a questi livelli, però siamo buoni tutti a tirare fuori continuamente i cartellini per qualsiasi cosa, non mi sembra nemmeno, è vero che le due squadre sono due squadre fisiche, bisogna mettere subito in ordine questo. Il Brescia veniva da due sconfitte e quindi sicuramente ha affrontato la gara cercando di non concedere nulla all'avversario, quindi anche un po' con la durezza di qualche intervento al limite. Lo Spezia si è dovuto adeguare, perché sennò se non ti adegui le prendi, ed evidentemente lui ha voluto scegliere la strada del cartellino a tutti i costi, ma anche secondo me ha fatto degli errori di valutazione che non ci si aspetta da un direttore di gara della sua esperienza. Peccato, perché ripeto, non mi piacciono le gare così spezzettate, perché se già si fa fatica, quando tu hai un arbitro che fischia continuamente e che spezzetta le gare, evidentemente poi succede che non vediamo del bel calcio innanzitutto, e poi si va un po' a svilire il gioco del calcio. Lo Spezia ci ha provato, specie nel secondo tempo, perché ha sempre questa voglia di provarci. Il mister, come al solito, ha potuto ruotare qualche giocatore per presentarsi poi alla prossima partita con gente più fresca. Avete già ricordato, diciamo, della mancanza di entrambi gli esterni tra virgolette titolari, uno per influenza e l'altro invece perché il mister lo voleva inserire, e qui viene direttamente dalla sala stampa di poco fa. Il mister ha preferito, nell'ultimo quarto d'ora dice, la gara si è sporcata, ho preferito non rischiarlo.
e quindi anche lui lo ha tenuto un po' fuori. Ecco, però se c'è stata una squadra che ci ha provato fino alla fine è stato lo Spezia anche oggi, nonostante l'ingiusta espulsione di Vignali, perché prima c'era un netto fallo di mano di un giocatore del Brescia, quindi l'arbitro dovrebbe fischiare il fallo di mano e non ammonire per la seconda volta. Ecco Enrico, in chiusura poi ti lasciamo rientrare a casa da questa trasferta di Brescia. Tu sei tra i cauti che dicono, come giustamente fa, ovviamente deve farlo Mister D'Angelo, arriviamo alla salvezza e poi vediamo, oppure con il tuo inguaribile ottimismo che c'è stato anche nei momenti critici pensi, come penso io, che questa squadra, io lo dico oggi, tra le prime cinque sicuramente al termine del campionato ci arriverà, e lo firmo ora su questo libro del nostro, sì, Andrea, del nostro Andrea Catalani, Luciano Spalletti dalla Spezia, che mi ha regalato questa sera prima di andare in onda. Firma, firma. Ma guarda, allora, io oggi, come sapete, a Brescia lavora l'ex segretario dello Spezia, Luigi Micheli, sì, che anche oggi ci siamo salutati e all'intervallo abbiamo un po' parlato e lui ha detto da quando ho iniziato a giocare con la Carrarese in casa, perché è venuto a lavorare al Picco, ma poi dice l'ho vista anche in altre occasioni, secondo me lo Spezia può andare in Serie A. È chiaro che non penso che lo dica, perché comunque al di là che sia di Carrara, lui è sempre stato molto legato allo Spezia, sia per gli anni che è stato a lavorare nello Spezia, ma anche ora ha tanti amici ed è molto legato allo Spezia. Lui ritiene che lo Spezia abbia quella quadratura giusta e quella anche cattiveria giusta per poter arrivare fino in fondo. È logico che bisogna mettere non i piedi ma anche le mani, sdraiarsi per terra e stare lì, come dice, ho sentito Angelo prima accennare a questa cosa, no? Dobbiamo lottare per la salvezza prima di tutto, d'accordo, al mister lasciamolo dire, peraltro gli è sfuggito anche a oggi nell'ultima intervista dicendo dobbiamo andare a Brescia per continuare la nostra strada verso la Serie A, tutti l'hanno guardata come dire oddio, adesso il mister se lo mangerà. In realtà il mister ha detto io sono democratico, ma quello che penso io lo dico, quello che pensano i giocatori è giusto che loro lo dicano, ma a prescindere da questo lo Spezia sta dimostrando una solidità anche difensiva che è importantissima, sì, sì. E se si sbloccano tutti gli attaccanti, oggi il fatto che si sia sbloccato Di Serio è una cosa molto importante, perché Di Serio fuori casa è un fattore come velocità, ma è ovvio che se poi comincia anche a segnare diventa un fattore ancora più importante. E poi io credo che ci sbloccherà anche Čolak, perché è un fattore che ce l'ha, peraltro metà, più di metà del gol di oggi è di Čolak, quindi penso che si sbloccherà a breve anche lui. Ecco, abbiamo l'opportunità, secondo me, anche con il rientro di Kudà e con il Candelari visto oggi, che sottolineo perché ha giocato con grande personalità, ma questo non mi sorprende mai perché lui la personalità ce l'ha. Secondo me questa squadra può fare anche tanti gol su azione, non solo su calcio, okay, piazzato, anche se oggi magari il nostro Salvatore non le ha pennellate come al solito, ma insomma Salvatore vedrete che già da sabato ci delizierà con qualcosa di speciale, speriamo bene di riuscire a tornare alla vittoria. Enrico, oggi sono d'accordo sul 90% delle cose che hai detto e inizio un po' a preoccuparmi. Detto questo... Va bene, non fare... No, dai che scherzo. Detto questo, vabbè, dai, cerca di... non ci possiamo lamentare. Sempre, godiamoci il momento. Bravo, però bravo. Il momento ti fa ben sperare perché è un momento che è lungo. Ricordiamoci che siamo a 16 giornate senza sconfitte, considerando anche l'anno scorso, ed è tanta roba perché è un record veramente importante. Assolutamente. Buon rientro Enrico, ci ritroviamo dopo la sfida col Modena. Ciao. Ciao Angelo. Ciao. Allora Angelo, andiamo ora, e lo vediamo a tutto schermo, a leggere le parole di Mister D'Angelo nel dopogara. D'Angelo, caro Angelo, che è davvero il valore aggiunto di questa squadra, lo ha dimostrato con l'equilibrio, lo ha dimostrato rasserenando lo Spezia in momenti difficili lo scorso anno e anche dando delle indicazioni precise dal punto di vista di mercato quest'estate, quando
sapeva che la proprietà non poteva far miracoli perché non aveva intenzione di fare un mercato a spendere e espandere, ma ha dato delle indicazioni precise. Ma lui... questo uomo qui è uno degli allenatori più apprezzati anche dalla piazza degli ultimi anni, perché se lo merita. Ma noi da questo stesso tavolo l'anno scorso, e quando le cose andavano in un certo modo, predicavamo per il cambio, no? Perché era evidente la cosa. Poi abbiamo avallato sin da subito che l'allenatore fosse D'Angelo, era la persona giusta in una situazione come quella. Avevamo ragione, non ci voleva tanto aver ragione, intendiamoci, e siamo andati oltre quello che ci aspettavamo. Ecco, di ecco Angelo, poi andiamo a sentire le parole del mister, anche perché oggi rientro e mi piace anche parlare con te, ci rivediamo dopo tanto tempo. Pensi che definitivamente, dopo tanti errori, stiamo parlando dello scorso anno e anche dell'anno prima, questa proprietà e questa dirigenza abbia davvero imparato dagli errori commessi? E parlo anche di altro, ovvero la vicinanza, i segnali di vicinanza che la dirigenza dimostra anche in occasioni istituzionali o meno istituzionali. Il fatto di aver intitolato, è stato un gesto meraviglioso, la nuova tribuna di uno stadio che sta diventando bellissimo, agli eroi dei Vigili del Fuoco del 44, del presidente Perioli, è cambiato qualcosa. Io devo dire che anche il direttore generale Gazzoli sta facendo, sotto questo aspetto qui, un ottimo lavoro. E noi ne prendiamo atto con soddisfazione. Non so a cosa sia dovuto questo nuovo trend di questa dirigenza, però è positivo, quindi va bene così. E ora poi, se continueranno a essere loro o no, è un problema che ci porremo, ecco, magari porremo in seguito. Ecco. Vedremo poi cosa succederà, perché non è un mistero che i Playtech vogliano vendere. Ovviamente non vogliono svendere, ok? Hanno investito delle risorse in questi anni. Qualche tifoso dirà: come hanno investito? Hanno venduto questo, hanno venduto quell'altro. Di fatto l'investimento c'è stato, ok? Quindi vedremo se da qui a qualche mese a questa parte ci sarà l'offerta adeguata per un cambio di proprietà. Ad oggi... oggi quanto ne abbiamo? Sì, lo so, domani è il mio compleanno, 29 ottobre, di novità sostanziali non ce n'è. Vedremo cosa succederà più avanti. Angelo, andiamo avanti, andiamo a leggere le parole del mister, che ha detto sulla partita: non ho rivisto il gol, ma forse è stata l'unica occasione del Brescia. Abbiamo giocato meglio noi, non dovevamo incassare rete in quel modo, non abbiamo mai rischiato nulla. Sul gol di Di Serio ha detto: ha fatto una buona partita anche oltre il gol, e quindi complessivamente su Candelaria ha detto: ha giocato molto bene, ha un enorme talento, va gestito, per noi è un motivo di soddisfazione. Poi sull'espulsione di Vignali nel finale ha detto: era fallo di Vignali, ma c'era un fallo precedente, se l'arbitro non ha visto, comunque è giusto ammonirlo. Quindi complessivamente positiva la prova della squadra. Sull'undicesimo risultato utile consecutivo, dobbiamo continuare, stiamo bene e la squadra c'è, ci prepariamo alla gara di sabato pomeriggio contro il Modena. Ultimo titolo di questa sera, un interessante Pisa-Sassuolo la prossima. Oh, finalmente, e ce lo gustiamo davanti al televisore con Coca-Cola e popcorn, mi pare che allora, ci sia Pisa-Sassuolo. Adesso andiamo a vedere. Allora, terzo titolo, equilibrio intatto in zona alta. Torniamo a vedere la classifica. Il Pisa deve giocare domani in casa con il Catanzaro, ovviamente è favorito, ma non si sa mai. Detto questo, le altre, il Sassuolo oggi ha pareggiato, e ti dico, io personalmente, per quanto ritengo, opinione personale, il Sassuolo è la favorita di questo campionato e vincerà questo campionato al 90 su 100. Poi però il resto è tutto da giocare, ce la giochiamo, perché c'è anche lo Spezia. Quindi la Cremonese oggi comunque ha fatto un passettino in avanti, però ha già cambiato allenatore. Sì, un pareggio. Ci hanno aspettato un po' tutto. Equilibrio intatto.
quali saranno le protagoniste di questo campionato? Lasciando stare il Sassuolo, che per tutti è la sono grande favorita. Con te, il Sassuolo io lo considero fuori discussione, poi magari ci sbagliamo, può essere che venga coinvolto nella lotta, anche se io lo do come favorito. Dopodiché credo Pisa, Cremonese e tra virgolette la Sampdoria. L'aspetto... Io ti dico, guarda, Pisa, Cremonese, Palermo e Sampdoria. Vedi che ci siamo. E poi ovviamente Spezia e Sassuolo. Se ci inseriamo noi. No, Spezia e Sassuolo. No. Quelle sei lì. Sì, certo. Quelle sei lì saranno là davanti. Per scaramanzia dicevo, sono cinque più noi, ma magari li andiamo a rompere le uova. Ecco Angelo, quelle che stanno soffrendo un po' sono Frosinone, che è ancora ultimo in classifica, nonostante il buon pareggio con però il Pisa. Però si riprenderà. Cambiata allenatore, e la Salernitana, che comunque è in vendita due squadre che sono retrocesse dalla Serie A. Vedi che anche l'anno scorso... Succede spesso, sì. È successo a noi quest'anno. A qualcuno successo... non succede, ma normalmente succede, sì. Come l'inverso, chi è promosso parte subito bene. Allora, no, non c'è Sassuolo-Pisa, Angelo. Ci sarà il giorno dopo Natale, quindi avremo tempo per vedere questa sfida. La sfida tra... Pisa e Sassuolo ci sarà il 26 di dicembre, non alla prossima giornata. Andiamo a vedere la prossima giornata per capire quello che potrebbe succedere, Spezia che giocherà contro il Modena. Sabato 2 novembre si gioca Bari-Reggiana, Carrarese-Juve Stabia e Spezia-Modena alle 15, quindi alle 17.15 Cosenza-Salernitana. Domenica 3 novembre alle 15 Catanzaro-Frosinone, Cesena-Sud-Tirol, ma c'è Cremonese-Pisa. Ah, ecco, questo è un big match, ok? Pisa interessante. Poi Palermo-Cittadella, quindi alle 17.15 la Sampdoria affronterà il Brescia, che oggi ha pareggiato con lo Spezia. Grazie Angelo Molinari, è sempre un piacere essere in tua compagnia. Grazie della tua esperienza, della tua competenza. Noi ci ritroviamo sabato intorno alle 17.40 circa, dopo la sfida tra Spezia e Modena, quindi diretta su TLS per Dopo le Aquile. Arrivederci.